realtà non è affatto vero. E ci sono anche città, ci sono i frequenti che sono piedi di colore, ci sono le cince che sono piedi di colore, ci sono. E questo Le un cince piccolo. sono quasi sempre negre, tra Esatto, l'altro. quelle allegre poi hanno ancora più colori. E questo film ci aiuta a entrare in confidenza con tutto questo, ci porta dentro e ci fa dire, ma io sono qui, che meraviglia. No, però non ci impedisce di pensare che se sono belli gli altri, basta tentarli ancora. Esattamente, Cioè, anzi ci fa venire non si così. capisce quando si vede un'aiuola senza alberi perché non pianti, non gli altri. Gli alberi che sono da soli, poi ci sono tanti tipi di alberi, e gli uccelli inevitabilmente hanno bisogno degli alberi. E la natura, cioè, è una spirale. Cioè, diciamo che questo è il perfetto ordine. Che è imperfetto lo sappiamo, bisogna agire. Questo è un film per star bene con noi stessi, per far vedere ai nostri figli, ai nostri nipoti, a chi non se ne rende conto, e poi farlo vedere in un modo particolare, perché il documentario al cinema, il film documentaristico al cinema si vede poco. Insomma, io questo adesso non l'ho ancora visto sullo schermo così grande, l'ho visto un pezzettino alla fine, devo dire, insomma, credo che l'abbiate potuto, è proprio bello, un'altra cosa, e poi dopo uno se lo rivede anche successivamente, perché sicuramente avrà un percorso lungo, però l'opportunità di portare dei ragazzi, di portare dei propri figli, nipoti, insomma, è bello andare tutti assieme a vedere una cosa così, perché dopo non ti può anche capitare che non sia così frequente vederla, cioè non tutti possono viaggiare, poi non è che se fai un viaggio ti viene sempre ad accogliere il colibrì e poi piove proprio in quel momento in cui non piove, non lo vedi più, quello che è un po' lì, insomma, quindi è meglio vederlo. Capire quanto sia straordinaria l'ordinarietà ci accende l'interesse, ci aiuta a entrare in questo mondo fantastico, ci fa venire voglia di essere una parte, anzi di cominciare a proteggerlo. Questo accende, Tu, se fossi accende. un animale, che animale vorresti essere? L'orso. Francesco Di Brigida, Fabrique du Cinéma. Il film praticamente ci fa girare i quattro angoli della Terra. Lei conosce questi posti ovviamente per sentiti dire, visto in televisione. Ne ha visto qualcuno? È rimasto particolarmente affascinato da qualche posto, qualche isola dove vorrà andare sicuramente? E poi soprattutto la domanda bruciata, in quale animale, se c'è, diciamo, un animale in cui si riconosce? Tra l'animale posso già scegliere fra il bradipo, cioè io mi sembro molto gazzella, però poi ci sono gli specchi purtroppo che deludono, perché la mattina mi sveglio come quando ero ragazzo, adesso vado a giocare a pallone, poi vedo, al terzo passo capisco che l'animale è cambiato, quindi credo che noi siamo tanti animali, l'importante è stare bene con l'animale che si è in quel momento lì. L'altro, la domanda prima mi avevi chiesto. Ah, ecco, no, io devo dire che la fortuna di aver fatto questo lavoro mi ha portato a viaggiare, perché insomma, quando stavo al Giambellino non avevo molte opportunità, c'erano diversi animali al Giambellino, anche travestiti proprio da persone, però quindi ne ho visti tanti. Dopo invece, facendo questo lavoro, ho avuto l'opportunità di viaggiare, devo dire che la scoperta del paese che ho più vissuto, anche dal punto di vista proprio così fisico, perché delle volte vai a lavorare in un posto, dal posto lo vedi anche poco perché lavori. Invece l'Africa è stato il posto che mi ha emozionato. Il cielo dell'Africa, quando non l'hai mai visto, io mi ricordo, vi racconto un piccolo aneddoto, quando tantissimi anni fa, la prima volta, fece un film che si chiamava Il Segreto del Sahara, regia di Alberto Legrino, siete tutti troppo giovani per ricordarvelo, non riesco a capire come mai me lo ricordo io, perché sono giovane quasi quanto voi, però lo ricordo. Ed era un film importante con Edwin Zawad, c'era Ben Keith, diciamo, c'era un cast internazionale. E io sono partito, era la prima volta che andavo però in Marocco. Allora avevo mia figlia appena nata, c'era un po' di malinconia, di tristezza. Sull'aereo c'era David Stoll, che era uno che faceva Starsky & Hutch, non so se
anche il cantante folk. E tutto il viaggio ha suonato la chitarra e ha cantato. Io ho cominciato, pensavo sempre di lui che avevo fatto una cazzata andare a fare quel tipo, perché già avevo un malinconia. Poi non capivo, hanno cucinato sull'aereo, c'era questo profumo di cumino che non mi piaceva, cioè mi è venuto una tristezza, pensavo a mia figlia, dico, ma che, perché ho fatto questa cazzata? E invece è stata l'esperienza più bella della mia vita. In quel modo, appena sono arrivato, appena ho capito che quel profumo di cumino invece mi piacevano i sapori, gli odori, i colori del Marocco. Il Marocco per me è un paese meraviglioso. Ma quando ho cominciato a vedere la prima notte in Africa, vedere il cielo che è più basso e ce l'hai in faccia, il deserto è un posto meraviglioso, la delle dune. Non lo so, è un impatto, comunque quando fai un viaggio nell'ottavo, in un parco, e vedi gli animali dal vivo, è una emozione diversa. Però io ho avuto fortuna, io lì ci sapevo, sono stato quasi 4 mesi, poi sono tornato a fare Marrakesh Express, poi sono tornato ancora a fare tante vacanze, perché è un paese vicinissimo, il Marocco, è un paese meraviglioso, non so di quanti di voi sono stati mai. Come sono stato in altre volte in generale che sono altrettanto bene, però per me quell'impatto lì è stato determinato. Quindi voglio dire, io ho viaggiato un po' grazie a questo lavoro. E quando vai lavorando vedi anche un po' di più che non quello che vede il turista, perché insomma, rimani integri un po' più anche con la gente, perché poi il viaggio è anche frequentazione di persone diverse e quindi ti arricchisce. Però devo dire la verità, che quello che ho visto in questo film, non lo visto in giro, puoi viaggiare quello che fare, ma insomma, essere sempre lì in quel momento lì, ecco, c'è il momento in cui cercano di arrivare al mare, di dirlo, quello se lo vedevo andavo via, non rispondevo al cinema quello, però altre cose, quindi anche da lì. Sì, io volevo chiedere praticamente in realtà la distribuzione, perché non credo che questo film meriti solo 3 giorni in sala. Credo che ovviamente il film meriti anche una distribuzione molto diversa, insomma. Quindi vorrei sapere un po' innanzitutto quante copie pensate di distribuire, chiaramente avete già programmato di distribuire e nelle sale d'Italia, e poi ovviamente qual è il futuro di questo documentario film. Grazie. Certo. Sono Donatello Urbani, eurojournal.eu. Innanzitutto faccio una piccola premessa, questo è senz'altro un capolavoro e segnerà la storia del docufilm, non solo italiani. La mia, più che una domanda, è un'osservazione che mi detta l'ultimo lavoro che ho inviato adesso in redazione. A questo docufilm